Ed ecco quindi queste le riflessioni così venute in mente su due piedi a Gabriele appena ha ascoltato il nostro piccolissimo cenno a Un indovino mi disse di Tiziano Terzani. E certo mi viene da dire a questo punto che io in realtà, ve lo confesso, stanotte avevo scelto di parlare di questo libro per continuare un pochino quello che è il percorso, questa strada che abbiamo deciso di intraprendere qualche notte fa, seguendo una delle nostre lucciole a cui abbiamo dato il nome di Destino. E però certo è vero che sono tentata di adesso da un'altra lucciolina, perché Gabriele, devo dirlo, ha attratto molto il mio interesse soffermandosi così sul dettaglio, su cosa significhi il tempo e controllare il tempo della nostra vita, su come noi troppo spesso forse ce ne andiamo appunto di corsa, no? Come dicevo, un pochino forse interessati solamente a spostarsi dal punto A al punto B, senza tenere conto del fatto che non è solo la meta quella importante, ma che spesso e volentieri ci dà molto di più il cammino che non la meta stessa. Eh sì, ce ne sarebbe un sacco da dire su questo argomento, e sono tentata in questo momento di deviare appunto e quindi lasciare un attimo la nostra lucciola Destino a danzare da un lato, per seguire invece la lucciola Tempo che brilla proprio qua. Ma insomma, intanto ci penso. Mentre ci penso, vi ricordo che anche voi potete fare come Gabriele, potete inviarci anche, perché no, i vostri messaggi vocali direttamente su WhatsApp al nostro numero 0692928854, oppure potete scriverci cosa pensate del tempo e o del destino e delle trasformazioni, ovviamente, perché poi in realtà è lì che voglio andare a parare alla fine, e utilizzare quindi anche il nostro indirizzo email, il tomopolveroso@gmail.com, oppure potete aprire anche una discussione sul nostro forum tomopolveroso.forumfree.it. E quindi Gabriele ci parlava appunto di come lui stesso, proprio per esperienza personale, in realtà abbia colto quello che poi è l'anima di questo libro, e cioè il rallentare in qualche modo e fermarsi ad osservare quello che è fuori dal finestrino, cosa che difficilmente si apprezza in aeroplano. Si apprezza poco, forse perché in aeroplano, anche quando ci fermiamo un istante, il viaggio è sempre troppo breve e sicuramente siamo più concentrati su di noi, sui nostri pensieri, che non su quello che guardiamo fuori, e quindi gli stimoli in qualche modo non brillano come le lucciole. Altra storia è ovviamente quando si viaggia in treno oppure in autobus e magari si noti una scena proprio lì accanto, oppure quando addirittura si sia costretti a fare delle lunghe soste e quindi a soggiornare, magari come è capitato a Tiziano Terzani, in villaggi che molto si discostano dalla vita quotidiana a cui noi siamo abituati, e quindi incontrare culture completamente nuove, ma che non avevamo intenzione né speranza appunto di incontrare nella nostra idea di viaggio, perché la nostra idea era proiettata appunto verso la meta, e magari la meta era verso una città esattamente come quella da cui stavamo partendo. Nessuno poteva immaginare di trovare in mezzo qualcosa di così diverso che potesse invece irresistibilmente richiamare la nostra attenzione. Insomma, probabilmente troppo spesso ormai siamo abituati noi a correre dietro al tempo dell'orologio, quindi a non trovare spazio, che chiamiamo invece troppo spesso
tempo per le cose che sono intorno e che brillano, per quelle lucciole che invece sono proprio là, alla nostra portata e ci suggeriscono qualcosa, cosa, chi lo sa, comunque sono là. Solo che noi non ci fermiamo a guardarle perché siamo condizionati da questo padrone. Appunto che si chiama tempo. E se invece fossimo noi a controllare il tempo, se fossimo noi a decidere di fare come fa Gabriele, di iniziare a spostarsi qualche volta almeno dal punto A al punto B a piedi, se iniziassimo a mettere via il telefono ogni tanto e a guardarci intorno, se guardassimo magari una mamma che consola un bimbo che piange perché è caduto, o qualunque altra scena si pari davanti ai nostri occhi, perché no, anche un uccellino che è lì sul marciapiede in cerca di una briciola, come faceva Marco Valdo ad esempio, chissà che in questo modo non incontriamo più lucciole. E ecco, questo è il tempo secondo me. Stanotte ci fermiamo qua su questo argomento per ora, ma ve lo prometto, ne parleremo ancora insieme e faccio un invito formale e ufficiale a Gabriele a questo punto perché venga a parlare con noi in una delle nostre riflessioni notturne proprio sul tempo. E torniamo brevemente invece al destino, ma anche di questo poi parleremo ancora, sicuramente facendo appello proprio ad un altro libro di Tiziano Terzani. Eh sì, perché ormai è da un po' che giriamo intorno a questo interessantissimo argomento, anzi a questa, l'abbiamo definita una lucciola, no? Una lucciola che abbiamo deciso di chiamare destino. E anche Gabriele poi, tutto sommato, nel suo vocale ci ha fatto cenno, perché ci ha fatto presente, ci ha ricordato in realtà che poi un aereo è caduto effettivamente nel 1993, purtroppo, e che su quel volo c'era proprio un collega di Tiziano Terzani. Quindi che poi tutto sommato alla fine quella benedetta maledizione non sia stata proprio tale per Tiziano Terzani, appunto, sicuramente, ovviamente non così per tutti gli altri passeggeri del volo che in realtà è caduto, però forse se è così, se quel volo è caduto, dopo tutto una lucciola destino esiste in qualche modo, forse qualcuno è in grado di comunicare con essa. Certo, Gabriele però ci ha detto anche che lo stesso indovino avrebbe in realtà predetto a Tiziano Terzani che sarebbe morto all'età di 80 anni, e purtroppo sappiamo invece così non è stato. E quindi chissà che non sia il caos caso che invece ha fatto sì che gli eventi siano andati esattamente così come li leggiamo oggi noi, come ne parliamo oggi noi, forse che proprio questi eventi si siano trasformati in delle lucciole e che oggi sono qui a far pensare proprio noi, ad esempio, e come noi tanti altri che hanno letto le pagine di Tiziano Terzani. Ma poi Tiziano Terzani stesso è un personaggio di cui assolutamente bisognerà parlare, perché Tiziano Terzani è una di quelle personalità che si è mostrata al mondo per la trasformazione che ha subito nel corso della vita in questa terra, così come la conosciamo noi, come quella appunto di Tiziano Terzani. E con questo pensiero e con la promessa di riprendere proprio da qui le fila di questo discorso, Apuau vi augura la buonanotte e vi ricordo, come sempre, assolutamente domattina, uscendo di casa, portate con voi gli occhiali da sole affinché la luce del giorno non offuschi la vostra visione. E aggiungo una cosa stavolta: guardate fuori dal finestrino con quegli occhiali sul naso.
chissà che non incontriate qualche lucciola anche in pieno giorno.